Bentrovati su Crystal Cross Diary e benvenuti a una nuova reaction. Allora gente, c'è una band che mi avete richiesto più e più volte e che vi ho portato ormai un po' di tempo fa. E questa band sono le Hanabi. Mi avete suggerito una canzone in particolare che aveva a che fare con la pressione lavorativa, qualcosa del genere, il nome non me lo ricordo esattamente, però devo dire che mi è piaciuta e ho trovato anche piuttosto curioso la soluzione della band. Una band di ragazzi giapponesi che fanno queste canzoni che sono anche abbastanza leggerine, i temi piuttosto divertenti, eccetera, eccetera. Mi avete suggerito più volte di continuare con l'ascolto di questa band con altri brani ed è proprio quello che ho intenzione di fare oggi perché questa canzone è frutto dei vostri suggerimenti e mi avete suggerito più volte questa canzone. Quindi, ragazzi, senza ulteriori indugi, Hanabi, We Love Sweets. Letteralmente ci piacciono le caramelle. Mi chiedo che cosa potrà mai venire fuori. Vediamo. Ok, era l'ultima cosa che mi aspettavo. Che figata! Oddio, tutto ciò è assurdo. Cosa sta succedendo? Ma io... Eppure è bella la canzone! E cambia pure! Tutto questo è assurdo. E cambia ancora! Hip hop, rap, senza motivo. Cosa cazzo ho appena visto? Allora, ragazzi, ammetto che quando guardo queste band giapponesi, una parte di me si aspetta che ci siano delle cose palesemente assurde e che siano belle, intriganti, ma totalmente senza senso, nel senso buono del termine, cioè delle cose che ti colpiscono e tu dici ma che cosa cazzo sta succedendo? È successo più volte, giusto? Quindi una parte di me se lo aspetta. Ma non mi aspettavo questo, perché francamente è un tema veramente stupido, nel senso che ci piacciono le caramelle, ok? E la band non, cioè, ha un'unione di cose molto da filastrocca, molto infantili, completamente, sì, con tutte quelle cose kawaii, eccetera, ma con delle cose che musicalmente sono genuinamente una figata, ragazzi. E sono rimasto sconcertato dal fatto che non fosse una cosa tanto per ridere, cioè... Allora, succede spesso che ci sia una cosa piuttosto infantile mischiata con una cosa metal e
sia intrigante, interessante, faccia ridere e finita là. Ma questo pezzo qua, ragazzi, tra l'altro dura poco, da 2 minuti e mezzo, è un continuo di cambiamenti. È una cosa piuttosto studiata, questa cosa qui. Questo brano non è banale, non è buttato lì per dare un contorno metallone a una cosa stupida. È un brano che da solo in realtà funziona piuttosto, cioè se gli estrapoli la cosa completamente senza senso e assurda che ti dà quel contrasto, è ovviamente una delle forze del brano, siamo d'accordo, ok? È per questo che colpisce più di tutti, però se gli togli questo in realtà ottieni comunque una canzone che ha la sua dignità, quindi non hanno fatto una cosa buttata là, è una cosa genuinamente interessante. E tutto questo è assurdo, perché non me l'aspettavo minimamente. Allora, la canzone non si ripete mai. Tende a darti sempre qualche sorpresa, tende a variare di stile, ed è la cosa che più di tutti mi ha lasciato sbigottito, perché, vabbè, a parte la sorpresa iniziale di sentire quella doppia cassa devastante con quel growl fatto da quella dolce fanciulla da cui non te lo aspetti, è d'accordo, però quella è la sorpresa più banale. Quello che realmente mi ha sorpreso sentire 2 minuti e 30 di canzoni in cui niente si ripete, in cui niente è noioso, è sempre qualcosa di interessante, delirante, assurdo, con poco senso in alcuni casi, ma che mantiene molto alta l'attenzione e ti lascia lì a occhi aperti, come sono stato io, ok? E ti lascia lì e dici, cosa ho appena visto, virgola, e tutto questo è bellissimo. Che bello quando succedono queste cose che non sono soltanto un meme, che non sono soltanto una curiosità musicale, ma sono dei pezzi veri e propri a cui viene unita la curiosità musicale. Quindi, bene, magari fossero tutti così e non fossero soltanto delle cose che potrebbero andare bene per TikTok. No, ok, sì, ne sta parlando uno che li fa i video su TikTok, d'accordo, me ne rendo conto, però penso che abbiate capito che cosa intendo. Intendo che questa canzone non è un meme, è una canzone vera, è una canzone con la sua dignità, e che il contrasto tra l'assurdità, le vocine kawaii e tutte quelle altre cose sono ovviamente una delle cose che ti colpisce di più, ma non tolgono niente alla dignità della canzone e non sono la cosa che ti rimane in testa a lungo. Il resto delle cose, quelle più facili, ti colpiscono subito, però quello che mi sta rimanendo per davvero a me è una canzone che io riascolterei, non per il meme, non per la combinazione assurda, ma per le ottime soluzioni musicali, che sono interessanti. Alcune volte senza senso, ma un po' di nonsense ci sta. Quindi, che canzone, ragazzi? Non mi aspettavo di vedere una canzone così bella da loro, che parte con questi presupposti tipo We love sweets, ci piacciono le caramelle. Che figata quando è così. Sono molto contento, quindi grazie tante del suggerimento. Quindi, Hanabi, We love sweets. Bellissima canzone, una grande sorpresa e porca miseria, questa secondo me va nella mia playlist personale. Sono molto contento. Quindi, a questo punto voglio sentire la vostra di opinione, che sarà sicuramente interessante, lo prevedo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, gente, e come sempre suggeritemi anche altre reaction. Grazie a tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche a tutti i miei altri canali YouTube, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Seguitemi anche sui social come Instagram e TikTok e mi raccomando lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. A presto!